Pace, grazie e buongiorno a tutti. Una sorella mi ha chiesto di parlare delle bugie e calunnie. Prima di tutto voglio farvi notare che, chiaramente, queste non sono le sole parole che la sorella mi ha esternato, c'è tutta una storia dietro, ma che per rispetto a lei e al suo anonimato, io non pubblico. Nel suo messaggio completo ho capito che delle persone care e vicine a lei hanno mentito su di lei e sparso dicerie e calunnie che le hanno fatto tanto, ma tanto male. Probabilmente il desiderio di questa sorella, anche se giustificato, è quello di sentirmi rispondere che Dio scoverà queste persone e le farà giustizia. No, probabilmente no. La parola è molto chiara a riguardo. 1 Pietro 4,8 dice: l'amore, in questo caso agape, l'attitudine di Dio, Dio stesso, l'amore copre una grande quantità di peccati. Le dicerie, le calunnie, le bugie sono un peccato. L'amore di Dio le copre tutte, per sempre. Che ci piaccia o no, che lo capiamo o no, che siamo d'accordo o no, d'altro canto è senz'altro comprensibile il sentimento intenso che si prova quando qualcuno sparge menzogne su di noi. Mente sapendo di farlo e calunnia il nostro carattere. Siamo esseri umani e abbiamo in testa dei meccanismi fisiologici molto reali che ci prevengono dal non provare emozioni negative quando pensiamo a ciò che ci è stato fatto e ci impediscono di dimenticare il male e le ferite impartiteci. Sono solo i religionisti ipocriti che ti dicono che se non hai dimenticato non hai perdonato o che se hai ancora sentimenti di rancore non hai perdonato. Il perdono non è un sentimento, non è né un sentimento né un dimenticare. Il perdono è una scelta fatta in funzione di una fede che crede in un Dio di grazia che ci chiede di perdonare. Tutto lì. Una scelta, una decisione per il nostro bene che ci aiuterà nel tempo a conquistare anche il rancore e i sentimenti negativi. Comunque, come dovreste sapere, io cerco il più possibile di non dare opinioni di Mario sui miei video, ma piuttosto di trovare una giustificazione scritturale a tutto ciò che affermo. Quindi, vediamo un po' cosa ci dice la Bibbia prima sulle menzogne, dicerie e calunnie, e poi su come rispondere a coloro che le fanno. Proverbi 20:19: chi va in giro sparlando rivela i segreti, perciò non associarti con chi parla troppo. Ok, ricordati che oggi sparlano con te di Pasquale, ma domani sparleranno di te con Pasquale. Quindi bloccali immediatamente e digli grazie. Ma se quanto stai per dirmi ha a che vedere con Pasquale, vallo a dire a Pasquale, per favore. Ok? Giacomo 4:11: fratelli, non criticate e non parlate male gli uni degli altri. Se lo fate, vi mettete contro la legge di Dio che vi ordina di amarvi a vicenda. Sarebbe come se la giudicaste sbagliata, ma non sta a voi decidere se questa legge è giusta o sbagliata. Voi dovete soltanto osservarla. Quanti cristiani, in virgolette, sono ultra veloci a saltare addosso a un fratello o a una sorella che commette adulterio e non si rendono conto che proprio facendolo si rendono colpevoli dello stesso reato, il peccato contro la legge. Proverbi 11:13: chi va in giro sparlando svela i segreti, ma chi ha uno spirito leale cela la cosa. Questa scrittura è una grossa messa in stato d'accusa per tutti quei cristiani, nuovamente in virgolette, che sparlano degli altri. La Bibbia dice che hanno uno spirito, un cuore, una natura sleale, l'opposto di quella di Dio. Vedi tu. E un ultimo versetto in 2 Timoteo 2, da 14 al 16. Ricorda queste cose ai credenti, Timoteo, scongiurandoli nel nome del Signore di non sollevare discussioni sulle parole. Sono cose che non servono a niente se non a confondere chi ascolta. Datti da fare in modo che il Signore possa dirti bravo. Cerca di essere un buon lavoratore che tiene alta la verità e non dovrà vergognarsi di niente quando Dio controllerà il suo lavoro. Evita i discorsi frivoli e mondani e ricordati che quelli che li fanno progrediscono sempre più sulla strada del peccato e insegnano falsità che si diffondono come la cancrena in una ferita. Menzogne, calunnie, dicerie, contese, pregiudizi e male parole in genere sono come una cancrena in una ferita già dolorante. Non lo fare! Tutto in maiuscole. Mi sembra semplice come istruzione della Bibbia, no? Non lo fare!
Quindi da una parte ti scongiuro, o spartitore di menzogne e di calunnie, tra parentesi che tu tra l'altro pensi siano verità, ma che la scrittura chiama sparlare, smettila! Lo so che non sono molto diplomatico, ma quando Dio ha distribuito la diplomazia il giorno che ha creato l'uomo, io probabilmente ero riuscito a farmi un giretto in paradiso. Smettila! Danneggi le persone, danneggi la Chiesa e danneggi te stesso, smettila! Dall'altra parte, o persona offesa da colui o colei che ha sparlato di te, smettila anche tu! Ok, ti ha ferito, ok, ha mentito su di te, ok, ti ha calunniato, ok, ti ha tradito, ok, ti ha ferito, ma adesso basta! Il rancore non fa male a loro, il rancore fa male a te, smettila! Vai davanti a Dio e di queste parole. Dai, ti do un paio di secondi per separarti. Di questo. Signore, scelgo di perdonare questa persona in questo momento. Lascio andare il mio desiderio di ritorsione e di rivalsa. Abbandono il mio diritto di contropartita e decido di perdonare come tu hai perdonato me, senza aspettare che mi pentissi, senza richiedere promesse di cambiamento, senza esigere lacrime di rammarico, ma solo perché decidesti di perdonarmi. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo morì per noi. Grazie Signore, benedici questa persona, anche se dovesse continuare a fare ciò che ha già fatto, e aiutami a mettere in riga i miei sentimenti con il tuo cuore e a allineare il mio spirito con il tuo. Aiutami a capire che il tuo amore copre una moltitudine di peccati, inclusi tutti quelli che ho commesso e quelli che commetterò e quelli che hanno commesso loro. Aiutami, papà. Amen. Spero di averti risposto esaurientemente, sorella mia. Un caro abbraccio.